trattamento del tumore dell'endometrio metastatico è radicalmente cambiato negli ultimi anni. Noi per tantissimi anni avevamo a disposizione come unica arma la chemioterapia. Oggi in particolare sappiamo che l'aggiunta dell'immunoterapia riesce a garantirci dei risultati fino a poco tempo fa inimmaginabili. In particolare noi abbiamo dati della letteratura sia sul trattamento di prima linea ma anche nel trattamento della recidiva. In particolare oggi la risorsa che noi possiamo utilizzare per i nostri pazienti è nel trattamento della recidiva. Lo studio Keynote 775 ha dimostrato che una combinazione di farmaci costituita dal pembrolizumab, un checkpoint inibitore, e il lenvatinib, che è un farmaco che agisce sull'angiogenesi, questi due farmaci messi insieme si sono dimostrati più efficaci rispetto alla chemioterapia standard. Molto più efficaci perché sono stati in grado non solo di migliorare la sopravvivenza libera della progressione ma anche la overall survival dei nostri pazienti. Si tratta di un grande studio che ha incluso centinaia di pazienti ed è al momento la più forte evidenza a favore dell'immunoterapia nel trattamento della recidiva di tumore dell'endometrio. Quali sono le pazienti che devono essere trattate? Dico devono perché non abbiamo alcuna altra possibilità terapeutica per queste pazienti che ricadono dopo la chemioterapia. Inoltre nello studio, sebbene fosse prevalente la quota di pazienti con malattia proficient al mismatch repair, in realtà erano presenti anche numerose pazienti con deficiency del mismatch repair. Quindi in sostanza in tutte le pazienti che ricadono, che non hanno ricevuto un'immunoterapia precedente, possiamo trattare con questa combinazione. Molto spesso viene chiesto se possiamo trattare anche pazienti che ricadono dopo una chemioterapia adiuvante. Si sa che oggi l'uso della chemioterapia adiuvante nelle pazienti appena operate è aumentato enormemente perché ci sono molte pazienti ad altissimo rischio di recidiva che beneficiano dalla chemioterapia. E i dati della letteratura, sia nello studio di seconda linea ma anche in un altro studio condotto in prima linea, ci dicono che le pazienti che hanno ricevuto una chemioterapia adiuvante precedente hanno maggiore beneficio dalla combinazione di pembrolizumab rispetto ad effettuare un'altra volta la chemioterapia. Quindi possiamo trattare anche pazienti ricadute dopo adiuvante. Il beneficio di trattare pazienti in maniera precoce ovviamente è superiore perché si tratta di pazienti in migliori condizioni cliniche, migliori dal punto di vista prognostico. Spesso ci si spaventa del fatto che una combinazione di agenti biologici sia aggravata da una maggiore tossicità. Come per ogni trattamento innovativo, esiste una curva di apprendimento nella capacità di gestire gli eventi avversi e questo sta avvenendo anche per la combinazione di pembrolizumab, che peraltro è una combinazione approvata nel trattamento di diversi tumori solidi.